di questi ospiti per come li ho conosciuti e visti io, per cui il microfono ce l'ho io, purtroppo voi ve la dovete subire. Il primo appellativo con cui voglio introdurre l'ospite di stasera è cantautore. Tra i suoi tanti album voglio citarne uno, Specchio, che è stato, per quanto mi riguarda, un album di svolta. In particolare la traccia numero 4 è un brano intitolato 7. Per intenderci, è una di quelle canzoni che dal primo ascolto capisci che musica vorresti riuscire a arrivare a scrivere, sostanzialmente. Ha scritto canzoni per Gianni Morandi, ha inciso il brano Sotto questo sole con i ladri di biciclette Francesco Bacini. È un musicista di razza, insegnante di musica, performer live tanto incredibile quanto instancabile. Ricordo la prima sera della Fiera di San Giovanni di Spilamberto nel 2018, iniziata con lui che al tramonto stava suonando in una trattoria vicino al Torrione, terminata con l'arrivo dei bomboloni all'alba, una volta alveggiato, e lui ancora attaccato alla sua chitarra in piazza. Signori, è un onore avere con noi Beppe Cavani! Io non ho mai conosciuto Papa Francesco, ma sarei meno emozionato. No, in realtà mi è capitato una volta, l'ho beccato nel bar sotto casa mia, ero felice come un bambino, è tipo quello. Adesso gli lasciamo un attimo per allestire il tutto. Io, come nel saggio di Vignola, vorrei farvi sapere che Beppe ha anche scritto dei musical. Essendo che questa scuola di musica ha fatto anche scuola di musical, ha insegnato un po' tutte le dinamiche, insomma, che ci sta dietro, Beppe Cavani ha fatto presto, ne ha fatto uno. Per cui, Messer Filippo. È stata un'impresa, poi ci ho fatto una tesi di laurea, ma la cosa, sai, scrivere delle canzoni è una cosa, affrontare un lavoro che ha una sua complessità e ha delle sue, ovviamente delle sue tensioni, momenti di musica innescati a quello che deve essere la trama, una trama che non c'è perché era solo una leggenda. Questo qua, Messer Filippo, hanno scoperto dei disegni in un angolo della torre del Torrione di Spilamberto subito dopo la guerra, così, per cui nasce la leggenda di questo che era stato imprigionato e aveva poi giustiziato per l'amore. Per cui io avevo cominciato a fare dei lavori, cioè dei brani, però così sciolti. Se non che ho avuto l'occasione di incontrare al Pantheon a Roma Filippo Ascione, che è stato, guarda, ha fatto i dialoghi della Notte Museo, e lui è stato 25 anni a fianco di Federico Fellini, e lì che, ecco, che mi collego anche alla musica, dice, dei geni così non ne nascono più. Adesso sì, faccio del cinema, lavoro con autori di cinema, ma sono ormai dei ragionieri. Mi ricordo, mi disse una mattina, come tante mattine, con 200 persone che ci aspettavano per girare delle scene a Cinecittà, lui scriveva la sceneggiatura di quello che avrebbe girato il giorno stesso in taxi, perché solo se l'aveva sognata una scena, allora era veramente ispirazione, quindi arte pura. E lui che mi disse, mi diede dei consigli preziosi. Lui ha ascoltato i primi pezzi, dice sono interessanti, ma quando devi poi mettere in scena tutta una storia, e lì io mi sono spaventato, però mi ha dato due cose fondamentali. Dice, questo è morto, ma tu devi farlo morire da eroe. Magari ha avuto una storia complicatissima, anche molto dubbia, con eventualmente la promessa sposa al marchese, ma tu devi trovare la chiave, devi trovare il modo che lui muoia, perché qualcuno più potente di lui ha voluto questo e ha fatto quello. E allora la forma della tragedia, mi è venuto in mente tutto quanto, da Shakespeare a Sofocle. Cioè, ma parlare con uno così, ma hai capito? Un pezzo da 2 cifre. No, è che proprio è
una cosa, io spero che i vostri ragazzi studino musica per il piacere di scambiarsi dell'energia, non perché, non con l'obiettivo di diventare famosi. Secondo me avete perso con voi stessi la scommessa. Se pensate che la musica serva solo per diventare famosi, lasciate stare. Io penso che il fatto che tanti ragazzi stasera siano qui a suonare qualsiasi cosa è perché hanno già capito tutto. Hanno già capito che se vogliono esprimere se stessi in maniera diversa, se vogliono comunicare con gli altri in una forma diversa dalla solita, è che hanno scelto la musica perché è il metodo più immediato e più potente che possa fare questo. Quindi fate musica per piacere, è la cosa più importante. Sarete sempre liberi. Parlare dopo di te a un microfono è come mettersi con l'ex di Rocco Siffredi, c'è un'ansia incredibile, cioè non puoi fare una figura migliore. Signori e signori!